Una nuova puntata di consigli di classe qui su profdigitale.com o dovunque ci state ascoltando, una nuova puntata con una graditissima ospite che da tempo volevo avere con noi per farvi sentire dalla sua voce diverse cose, perché è stata negli ultimi anni giustamente una delle protagoniste del PNSD, tanto per dirne una. Vi leggo, come faccio al solito, una brevissima biografia. Lei è docente di educazione musicale, clavicembalista, si occupa di tecnologie didattiche da tempi non sospetti, è stata referente regionale per il progetto Classe 2.0 in Umbria, ha collaborato, come vi dicevo, alla stesura del Piano Nazionale Scuola Digitale, ma non solo, ha collaborato anche al Piano Nazionale provinciale della Scuola Digitale del Trentino, e attualmente è in utilizzo presso l'Istituto di Ricerca e Formazione Educativa IPRASE Trentino, occupandosi sia della formazione dei neoassunti che dell'innovazione didattica con le tecnologie. Molti di voi avranno già intuito di chi io stia parlando. È con noi Elisabetta Nanni. Ciao Elisabetta. Ciao Alessandro e un saluto a tutti quanti che ci stanno ascoltando. Allora, come dicevo, Elisabetta è stata giustamente una delle menti anche dietro il Piano Nazionale Scuola Digitale, ed è veramente per me un grandissimo piacere parlare con lei, perché è sempre una fonte di ispirazione e ha sempre, diciamo, delle opinioni molto forti, vero Elisabetta? Nel senso, tu sei molto, molto decisa anche quando in rete Elisabetta è conosciuta per essere un personaggio che dice essenzialmente quello che pensa. Eh sì, certo, anche quando gestisco come amministratore alcuni gruppi come Insegnanti 2.0 e il nostro mega gruppo insieme a Giuseppe Corsaro, che è il fondatore di questo gruppo nato nel 2012, se non sbaglio. Quindi bacchetto sempre chi naturalmente non si attiene alle regole della rete, che sono fondamentali. Verissimo. E Elisabetta è anche conosciuta in rete per essere una delle fautrici del Bring Your Own Device, BYOD, chiamiamolo un po' come vogliamo, perché hai scritto anche diversi articoli, non ultimo un ottimo articolo apparso su Agenda Digitale in cui parli dei tre benefici sostanziali del Bring Your Own Device. Ci vuoi parlare, ecco, secondo te quali sono i benefici del Bring Your Own Device? Poi ci ricolleghiamo anche all'attualità, per così dire. Bene, certo. Allora, perché fautrice del Bring Your Own Device? Allora, prima di tutto perché secondo me portare il proprio dispositivo è sintomo naturalmente di inclusione. La mia storia parte da lontano. Io sono musicista e ricordo con così anche un po' di ansia tutte le volte che dovevo andare ad un concerto, dovevo suonare ad un concerto, e naturalmente il mio strumento, che era il pianoforte, quindi non uno strumento molto facile da trasportare ovviamente, e quindi mi dovevo adeguare allo strumento musicale che trovavo nelle sale. Quindi naturalmente servivano quelle due ore di esercitazione, di conoscenza dello strumento, perché non era il mio, a differenza dei flautisti o dei violinisti. Questo perché portare a scuola il proprio strumento, lo strumento che noi utilizziamo anche a casa, è senza dubbio un elemento che facilita l'apprendimento. E su questo vorrei sottolineare anche un aspetto progettuale molto importante. Molti insegnanti temono che con il proprio strumento poi il ragazzo si distragga e vada per tutte altre strade. Io invece ritengo che con una progettazione dell'attività didattica molto stretta e molto vincolante questo non possa accadere.
Ovviamente. Ovvero se noi, ecco, se noi ci attiviamo immediatamente con una progettazione a monte e non ci affidiamo all'improvvisazione, ovviamente, noi possiamo far utilizzare lo strumento in classe facilitando anche tantissime attività come il prendere appunti o lavorare in modo collaborativo. Ecco, molte volte io ho l'impressione che, cito il celebre film dell'anno scorso Beata Ignoranza con Marco Giallini e Alessandro Gassman, non so se tu Alessandro hai visto questo film, dove c'è la storia di questi due insegnanti, l'insegnante di matematica che improvvisa con l'app del telefonino, tirate fuori il telefonino. Quindi il BIOD è innanzitutto uno strumento di inclusione, secondo strumento per sviluppare competenze digitali ormai diventate fondamentali nel documento europeo di maggio 2018. Vediamo che la competenza digitale è naturalmente allo stesso valore di tutte le altre competenze e naturalmente diventa il BIO dello strumento per l'educazione civica digitale. In fondo, se non è la scuola poi ad insegnare a questi ragazzi come si usa questo strumento, chi deve loro insegnare? Infatti, ecco. Infatti, sono molto d'accordo con quello che dicevi prima, cioè che non ci si improvvisa, è una di quelle cose che ripetiamo spesso, anche oltre alla progettazione didattica di cui giustamente parlavi tu, anche per un discorso poi di policy, di regolamenti anche interni all'istituto, non è una cosa che nasce dall'oggi al domani, no? Il bring your own device, ci deve essere un lavoro a monte serio di, come dicevi tu, di progettazione, deve essere un qualcosa di estremamente ragionato. Ecco, molto probabilmente le persone che lo criticano così a priori pensano che sia una cosa del, come dicevi tu, del film Beata Ignoranza. A un certo punto arriva qualcuno, tira fuori un cellulare e adesso facciamo così. Sì, assolutamente, ma anche di organizzazione proprio del sistema scuola, sia per naturalmente un patto formativo, ma anche un discorso di strutture. Ovviamente se io non ho una struttura di connessione, una infrastruttura wifi, ovviamente è meglio abbandonare l'idea, certo. O almeno utilizzare lo strumento per fare tante altre cose anche senza rete. Esatto, e la cittadinanza di cui parlavi tu, cioè se non siamo noi che diamo una valenza anche educativa poi allo strumento, chi gliela deve dare? Cioè, se la scuola non si fa carico di far capire ai ragazzi che lo strumento che hanno in mano, in tasca, può essere utilizzato anche per imparare, per iniziare un percorso di il famoso lifelong learning, no? Cioè, continuo ad aggiornarmi, eccetera, eccetera, chi lo deve fare? A chi ci affidiamo? E queste sono essenzialmente le cose che diciamo sempre a difesa. Purtroppo, come dicevo prima, ci ricolleghiamo all'attualità, ultimamente soffiano venti assolutamente contrari. Assolutamente. Allora, naturalmente poi ci sono giornali o testate online che cavalcano poi determinati principi, naturalmente amplificano poi tutto quello che è già, diciamo, scontato, ovvero il proprio strumento serve per l'uso didattico, non per l'uso personale, telefonare a casa o scambiarti messaggi al di fuori dell'attività didattica. Questo noi lo consideriamo già naturalmente un fattore completamente implicito, cioè è ovvio e scontato. Altro elemento secondo me che si trascura, ovvero si vede sempre questo strumento come strumento da utilizzare da soli, in solitudine. No, assolutamente. Qui subentra anche il terzo aspetto importante, cioè la creatività condivisa e la creatività in collaborazione. Non è detto che ogni ragazzo debba avere il proprio strumento,
ci si può lavorare in piccoli gruppi insieme, naturalmente con la collaborazione e utilizzandolo proprio come strumento di aggregazione. In un gruppo, mettiamo, di 4 elementi, basterebbero anche 2 strumenti. Certo. Solamente, non so, smartphone o tablet. Esatto. Tu nel tuo articolo, non a caso, sempre per ricollegarsi alla creatività, citavi Ken Robinson, che giustamente dice: quando le persone trovano il loro mezzo espressivo, trovano le loro vere capacità creative e si realizzano. Perché, ad esempio, un tablet non può essere un mezzo attraverso il quale i nostri alunni realizzano, arrivano ad esprimersi anche a livello creativo? Assolutamente, assolutamente, anche perché naturalmente anche nel Piano Nazionale Scuola Digitale, nella sezione competenze e contenuti, si sottolinea che lo studente non è più un fruitore passivo, ma diventa un creatore consapevole di contenuti. Consapevole di contenuti, questo è fondamentale. Nel mio articolo io faccio riferimento a un grande musicista che io adoro, che è Paolo Fresu, che durante le sue performance musicali porta con sé naturalmente degli strumenti che sono digitali e che permettono anche di avere un dialogo tra il suo strumento musicale analogico e quello elettronico artificiale. E questa è una grande creatività. Esatto. Una grandissima creatività. Nessuno vuole sostituire lo strumento digitale ad altri strumenti. Possono naturalmente integrarsi, questo è fondamentale. Convivere pacificamente. Sì, convivere pacificamente. Infatti, anche soprattutto dal punto di vista musicale, io nei miei laboratori spesso faccio utilizzare alcuni strumenti, no? Allora, il primo, che è molto particolare perché nasce con tutto un altro scopo e si chiama White Noise, nasce con tutto un altro scopo perché è uno strumento quasi da New Age per favorire il sonno, come viene indicato, ma io lo utilizzo in maniera molto particolare e molto creativa. White Noise è uno strumento, è un'app, posso avere lo strumento sia sul nel mio computer fisso, ma anche un'app sia nel sistema Android che iOS, e mi crea dei paesaggi sonori. È molto interessante perché innanzitutto posso scaricare quest'app e non c'è bisogno di una registrazione, quindi posso farlo anche con i più piccoli perché non c'è nessun discorso di dati da inserire, email, certo. Nulla. E poi molto interessante perché posso utilizzarlo anche offline, e questo è molto, veramente da naturalmente molto spazio, non ho connessione, ho dei bambini più piccoli, non voglio usare la connessione, posso usare questo strumento. Come io ho tutta una serie di paesaggi sonori, dal non so, i suoni della città, i suoni del mare, il suono del vento, posso combinarli tra loro, ma ancora di più posso registrarci sopra, e questo mi permette di creare veramente degli scenari molto interessanti per uno spettacolo teatrale, per una performance, per una poesia. Certo. E nei link poi che darai anche, assolutamente, certo, c'è l'esempio anche di un breve performance di due docenti durante il mio laboratorio sul tema dell'acqua. Cioè io posso anche registrare due voci insieme, quindi posso sovrapporre, ecco, aprire tutto il panorama verso la creatività. Attenzione, il modello nazionale di certificazione delle competenze del 2017 per la scuola del primo ciclo parla proprio di creatività, dell'utilizzo creativo, del supporto alla creatività degli strumenti digitali. Quindi non siamo delle macchine, no? Così, degli automi, ma dobbiamo naturalmente inserire e giocare, ecco,
giocare con tutta la nostra creatività. Altro elemento importante è che con naturalmente quest'app io non è che posso salvare quello che costruisco, attenzione, mm-hmm. è molto interessante questo, perché io posso usare il mio dispositivo o smartphone o tablet proprio come strumento musicale, cioè lascio andare lo scenario così sonoro, posso giocare con le dinamiche e posso contemporaneamente anche inserire la mia voce o altri strumenti analogici. Quindi ecco l'integrazione tra digitale e analogico. Mi viene in mente una, siamo entrambi ritornati da pochi giorni dal Bet di Londra, e ho visto in uno stand, non ricordo neanche bene quale, però c'era una scuola inglese che aveva portato dei ragazzini, penso l'equivalente della nostra seconda, terza media, e suonavano con gli iPad. E praticamente c'era una ragazzina che ovviamente cantava in maniera classica, insomma standard, un pezzo se non sbaglio di Adele, mentre tutta la base musicale era composta da una serie di strumenti suonati con gli iPad lì dal vivo. Sono quelle cose che poi ti rendi conto che funzionano anche guardando lo sguardo, no? dei bambini, dei ragazzini che sono lì, che suonano effettivamente, no? E vedi che li vedi proprio contenti, soddisfatti, perché stanno proprio realizzando qualcosa in maniera molto semplice. Ovviamente mi si dirà, poi tu sei una musicista, suonare veramente è un'altra cosa, però un primo approccio anche a quella che è la musica credo che sia comunque già un qualcosa di molto molto interessante. Assolutamente, ecco, approfitto per lanciare un hashtag rivolto a tutti i miei colleghi di musica, ovvero non solo flauto. Ecco. Questo lo metto, questo lo metto nella descrizione, assolutamente, non solo flauto, perfetto. Non solo flauto, perché noi vediamo veramente questi nostri studenti in qualche modo torturati da questo flauto, chiamato flauto quando va bene, altrimenti piffero. Diciamolo. Ecco. Immaginiamo di utilizzare degli strumenti digitali, lancio un'altra idea per uno strumento particolare, un'app che si chiama Soundtrap. Sì, anche parlacene. Presente anche al BET 2019 sì. Nello stand Google Education. Perché è interessante, perché posso collaborare utilizzando più strumenti, anche questa app può essere usata su strumenti mobili come tablet o come smartphone, permette un uso collaborativo, cioè io posso mescolare sia diverse tracce già pronte, basi ritmiche, dei loop ritmico-melodici, ma anche registrare sopra e cantarci sopra, e quindi registrare anche la mia voce, cantare, improvvisare anche con altri strumenti. Abbiamo il famoso flauto, ok, facciamo usare il flauto ma con una base creata dai ragazzi, e ve lo consiglio perché innanzitutto dà una varietà di strumenti straordinaria veramente, e poi se volete un abbonamento a tempo premium potete svolgere il corso con i tutorial consigliato proprio da Soundtrap, e avrete gratuitamente un abbonamento premium naturalmente a tempo. Può essere usato naturalmente anche in una base degli strumenti con un abbonamento free, esatto. Naturalmente una parte completamente libera. Però lo consiglio veramente a tutti gli insegnanti di musica, perché dà
molte possibilità di collaborazione, di condivisione, mettere in pratica quella creatività di cui, ecco, i nostri ragazzi hanno veramente bisogno. E allora ecco che il BIOS assume un valore importante. Il valore aggiunto è collaborare insieme e portarsi sempre con sé il materiale e utilizzare i dispositivi non solamente per comunicare, social, eccetera, ma certo, proprio per creare contenuti. Tra le altre cose, il Soundtrap io li avevo conosciuti al BET dello scorso anno ed era stata una di quelle cose che mi aveva colpito parecchio, perché come dicevi tu, essendo poi tutto online, c'è la possibilità ovviamente di salvare i vari progetti sul cloud, li ritrovi sempre, sempre pronti, ma ogni tanto non ci si rende conto che andare ad esempio a comprare un software specializzato per la musica, non faccio nomi, ma costa anche di diversi soldini. Invece in quella maniera lì l'abbonamento è tutto sommato accessibile per le scuole e i ragazzi hanno la possibilità veramente di sbizzarrirsi. Stiamo facendo un podcast in questo momento, Soundtrap è ottimo anche per la realizzazione di podcast, cioè è proprio uno studio di registrazione online che consente di fare tantissime cose, dalla musica come dicevi tu ai podcast e quant'altro, e ovviamente si abbina perfettamente al discorso Bring Your Own Device. C'è un qualcosa che ti senti oltre al discorso musica, sempre rimanendo sulla creatività, di consigliare? C'è un qualcosa che ultimamente hai visto e che hai detto, bah, questa cosa qui ha una marcia in più? Allora, sempre legato al, naturalmente legato al proprio dispositivo, io ho trovato anche molti spunti dal celebre libro di NoApp di Daniela Bassi. Ah, no? Ok. Ecco, ma soprattutto come utilizzare il proprio strumento per creare scenografie, perché con i propri strumenti possiamo, e con naturalmente alcuni accorgimenti anche offline, possiamo organizzare, possiamo creare delle scenografie molto particolari. E abbiamo lavorato con la Stefania Bassi, abbiamo lavorato quest'estate per una performance sui quattro elementi, e alcune scenografie erano state realizzate proprio con smartphone, lenti di ingrandimento, uh-huh, proiezioni di pianeti, e quindi vediamo che lo strumento diventa anche strumento proprio di teatro, e non a caso ho fatto 2-3 esperienze di formazione come teatro digitale dove con il proprio strumento si passa naturalmente dalla creazione del sonoro alla creazione delle scenografie alla registrazione, sempre poi integrato con il digitale, non allontanandomi troppo dalla musica. Io consiglio anche un'applicazione molto interessante che è Chrome Music Lab, che è un laboratorio di musica in rete. Anche questo è interessantissimo da sviluppare e da utilizzare in classe. Vi posso anticipare che verso la primavera dovrebbe uscire un mio fascicolo proprio con 50 idee per insegnare musica con il digitale, ma un fascicolo dove ho raccolto molte attività e naturalmente molti spunti di attività didattiche in classe proprio con gli strumenti digitali. E noi non vediamo l'ora di poterci mettere le mani sopra e ricondividerlo a più non posso online, perché insomma quando le cose vengono fatte e funzionano è giusto farle girare. Elisabetta, siamo praticamente quasi alla fine. Di solito, insomma, concludiamo con questa domanda.
qual è il tuo consiglio di classe per chi ci sta ascoltando e per coloro che vogliono portare un po' di innovazione all'interno della scuola italiana? Allora, prima di tutto, non aver paura del cambiamento. Prima cosa importantissima, evitare tutti quei colleghi che si avvicinano dicendo abbiamo fatto sempre così. Ecco, primo punto. Primo, quindi provare a sperimentare a piccoli passi, perché provare a cambiare tutto improvvisamente è impossibile, quindi iniziamo a cambiare a piccoli passi. Cerchiamo di non avere paura di sperimentare tante attività, perché è fondamentale. Tra l'altro, ecco, io cambio sempre le mie attività, perché altrimenti sarei la prima io ad annoiarmi, e quindi ogni volta anche le mie formazioni cambio tutto quanto. Quindi i miei consigli sono questi, e soprattutto ascoltare molto gli studenti, i ragazzi, perché da loro poi vengono tantissimi spunti per andare avanti, tantissimi. Ascoltiamoli, e veramente, perché loro hanno una creatività naturalmente meno ingabbiata della nostra. E quindi cerchiamo di non ingabbiarli. E di non uccidere la creatività a scuola, questo è fondamentale. Esatto, altrimenti ha ragione Ken Robinson che dice sì, che la scuola uccide la creatività. Sì. Ecco. Elisabetta, grazie mille, è stata credo una delle puntate con più spunti, e metteremo indubbiamente tutti i link che ci hai dato alle varie applicazioni che hai citato all'interno del post, così poi alla fine tutti coloro che vorranno andare ad approfondire, a scaricare, a vedere, avranno modo di farlo. E grazie di nuovo, è stata una chiacchierata veramente piacevolissima. Grazie a te Alessandro e grazie a tutti gli ascoltatori. A presto. Allora, io vi ricordo come sempre gli altri appuntamenti con Prof Digitale, le pillole del prof che stanno per ripartire, e li trovate sul canale YouTube. A proposito, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete già fatto. Trovate tante recensioni, una del Bet, una su Arduino, e ne stanno arrivando veramente tante altre, quindi sono veramente felice che il canale YouTube stia lavorando tanto, ma c'è sempre la pagina Facebook, Instagram, insomma, cercate Prof Digitale, lo trovate sempre in rete sui maggiori social. L'appuntamento con consigli di classe tra circa un mese. Non vi anticipo niente sull'ospite, perché anche questa sarà una graditissima sorpresa. Quindi l'appuntamento è tra un mesetto. Ciao a tutti!